Sono tantissime le agenzie in Italia che vendono DJ e artisti di qualsiasi tipo. Questa sera in Capannina a Bologna abbiamo incontrato Alex D per farci raccontare il metodo di lavoro della sua agenzia, Celebration Agency. Amici di Enjoy Television, ho qui Alex, in rappresentanza di Celebration Agency. Benvenuto su Enjoy, Alex. Ciao, tutto bene, amici di Enjoy? Tutto bene. Senti, ma mi devi spiegare una cosa. La persona che c'è di fianco a te... Ci conosciamo da poco. Spieghiamo questa cosa, amici di Enjoy Television. Alex e Bruno hanno in comune la Celebration Agency. E hanno questo legame profondo, quasi fraterno, possiamo dire. Chiamiamo fraterno. La mia ragazza ci vede. Poiché il nostro Bruno Barra, possiamo dire che è uno degli artisti di punta della Celebration. Certo. Come on, everybody in the building if you're ready. Spiegami un po' come è nata questa avventura Celebration Agency Bruno Barra. Allora, Celebration Agency nasce in questo modo. Tanto è nato tutto un po' per scherzo, per gioco. Dal gioco le cose si fanno un pochino più serie, eccetera, eccetera, fino a quando sono arrivato al punto che ho detto: sai cosa? Se devo lavorare per un'agenzia, andare in 2000 agenzie che magari non sai come lavorano cose varie, la faccio io. L'ho fatta io, penso, nel migliore dei modi. La gente ne parla bene, stra bene, sono neanche all'inizio. Diciamo che stiamo sparando in grosso, in grande, sperando di poter, man mano che andiamo avanti, cambiare quello che è il ragionamento agenzia, soprattutto in Italia. Cerchiamo di essere un pochino più simili all'estero. Perché com'è il ragionamento agenzia in Italia? Un po' ristretto. Cioè? Mediaticamente parlando, secondo me siamo un po' indietro per quanto riguarda l'agenzia prettamente di artisti italiani, intendo dire. Un po' ristretto perché secondo me la mediaticità in Italia è ancora ai tempi degli anni 90, e allora noi cerchiamo di dargli una bella innovativa potente e ci stiamo... Mettersi un po' a livello del mercato estero. Ci proviamo, sì. Ovvio che non dico che abbiamo gli stessi artisti con lo stesso peso, quello per carità, però dico che anche noi possiamo dare la stessa cosa che danno loro a livello mediatico, perché non abbiamo nulla in meno di loro, sempre a livello mediatico, perché è tedio. Poi ovvio ci sono i personaggi per conosciuti, David Guetta, che non potrà essere paragonato a un nostro artista italiano, però perché non farli vedere in tutta Italia con gli occhi di uno che magari la vede come all'estero. Allora, Bruno Barra, ti racconterò la storia di Bruno Barra. Ci siamo conosciuti 3-4 anni fa. Abbiamo fatto una chiacchierata davanti a un bar a Milano Marittima. Io andavo a lavorare al Pinetta e lui al Papete. Ci sentiamo, va bene, bla bla bla. Ci siamo rivisti in Sardegna 2 anni fa. Da cosa nasce cosa? Io ho detto: ma sai che io voglio aprire un'agenzia così così così? Lui mi ha detto: oh, bravo. Abbiamo subito avuto un bel feeling. Abbiamo lavorato insieme un bel po' di volte, abbiamo un feeling pazzesco in console, nella vita siamo proprio amici. Allora abbiamo detto: perché non uniamo le due forze? Lui è un DJ non bravo, di più, è anche un bravissimo produttore. Abbiamo creato questa sincronia tra la Campania e quello che può essere l'Emilia Romagna, e stiamo cercando di spingere la Celebration Agency più in là possibile. I'm coming at you on the dance floor, that's what I got you. Dancing all night, freaking all night. Un'agenzia alle spalle di un DJ, che valore aggiunto può dare all'artista? Se l'agenzia è seria, lavora come deve lavorare, e cioè deve fare giustamente, deve apportare quel valore aggiunto all'artista e non mettergli bastoni tra le gambe, gli dà
secondo me, un valore aggiunto che da solo l'artista non si può dare. Anche perché un conto è un artista che si vende da solo, un conto è una persona che vende l'artista. Perché è brutto anche solo sentire, io ne ho sentite migliaia di queste telefonate, dai vienimi in conto, toglimi questo, toglimi quello, ed è sbagliato che sia l'artista a dire sì, no, beh, l'artista non deve andare per il cachet, deve andare perché l'artista è bravo, ti porta un valore aggiunto alla serata e deve prendere quello che deve prendere, punto. Ma non devi andare a contrattare con l'artista, ci deve essere un manager che fa questo, che gli cura l'immagine, che gli cura il booking, perché lui deve stare in studio a fare i dischi, a produrre e a migliorarsi, punto, non deve fare il telecronista. Iniziare a godersi la serata qui il venerdì della Capannina di Bologna insieme a Bruno Barra, insieme ad Alex, insieme alla Celebration Agency, insieme a noi di Enjoy Television. Grazie mille, siete i numeri uno.